Buongiorno, buongiorno a tutti. Dopo il filo diretto con il sindaco partiamo con un nuovo appuntamento attraverso il quale vi comunico le principali novità che riguardano la nostra città. Partiamo con la nuova offerta formativa che si arricchisce di un asilo nido bilingue, un'opportunità per chi lo ritenesse di iscrivere i propri figli a questo asilo. E attraverso il quale insegnare l'inglese sin dai primi anni d'età. Stiamo affrontando anche le tematiche adolescenziali. Abbiamo posto in essere dei questionari all'interno delle scuole per dare anche a questi ragazzi di quest'età un po' problematica delle risposte mirate alle loro richieste ed esigenze. Abbiamo sul territorio una serie di volontari green che si stanno occupando nelle aree più critiche di mantenere decoro e pulizia. Siamo partiti con il restyling del centro civico e nei prossimi giorni si potrà ammirare una nuova facciata e abbiamo inaugurato il nuovo centro tamponi di Opera, un drive-through attraverso il quale si può ottenere l'esito rispetto alla negatività o alla positività a questo maledetto Covid-19. In merito vorrei chiudere dicendo che dobbiamo mantenere ancora fede a quelle regole che tutti conosciamo e che ultimamente non siamo molto propensi a rispettare. Io credo che ormai la luce in fondo al tunnel la si veda in maniera chiara, bisogna avere ancora un po' di pazienza e rimanere fermi nel rispetto delle regole. Grazie a tutti.